Lorenzo, l'Empoli torna a casa con un punto, ma credo sia ancora più importante come l'Empoli ha conquistato questo punto, mettendoci tutto, togliendosi, il mister ha detto, un po' di fioretto e mettendoci tanta spada. Sì, abbiamo, diciamo, in un certo senso abbandonato quello che è la nostra qualità maggiore, cioè giocare pulito, e ci siamo avvicinati più allo sporco, tra virgolette, nel senso ai duelli individuali, ai contrasti, insomma una partita più fisica e meno di qualità. Però siamo stati bravi a non cedere, a saperci stare anche in determinate situazioni. Non è facile perché, appunto, non essendo abituato, magari potevi pagare qualcosa e invece è andata bene. Credo sia anche la risposta a chi da fuori casomai può dire manca un po' di fame, l'Empoli si sente già arrivato. La risposta di oggi, ci voleva anche una gara così? Ma chi dice questo penso che non guardi le nostre partite, perché tutto si può dire tranne che non ci sia fame, non ci sia voglia. Credo che lo dimostriamo, ma non solo ogni domenica, ogni singolo allenamento, quello che mettiamo in campo è encomiabile. Non ho niente da dire riguardo a questa affermazione, sinceramente. L'obiettivo si avvicina, la prossima tappa è Milano contro il Milan, sarà una gara probabilmente diversa, ma che l'Empoli andrà a giocare da parte sua. Da una parte giocare con le squadre di alta classifica è forse anche un po' più facile, perché hai meno da perdere e più da guadagnare, no? Insomma, si sa che un conto è giocare con una concorrente tipo il Genoa, oppure giocare contro il Milan, dove se perdi ma fai una buona prestazione ti dicono bravo lo stesso. Quello che dobbiamo fare è però non accontentarci del bravo lo stesso e cercare invece di stupire e di fare qualcosa di utile alla classifica. Per chiudere tutti insieme, perché oggi chi è entrato, non che le altre volte non sia successo, ha dato ancora una volta il proprio apporto, perché in 11 si parte ma in 16 si finisce spesso. Ma come ho detto prima, è frutto degli allenamenti, di quello che si fa, dell'intensità che ci mettiamo, della passione che c'è in ognuno di noi, e per questo secondo me chiunque entri riesce a dare l'apporto giusto e necessario per la causa.